notizia della sua nomina a vescovo ausiliare della diocesi di Roma. L'ho intervistato, Isabella Di Chio. Santo Padre ha nominato vescovo ausiliare di Roma il reverendo Benonio Baruccia, direttore della Caritas di Roma. Un lungo applauso dopo l'annuncio da parte del cardinale vicario Angelo De Donatis ai volontari della cittadella di Via Casilina. Don Ben, come lo chiamano tutti, sarà ordinato vescovo il 1 maggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Emozionato e sempre umile, ha ringraziato Papa Francesco. Veramente una notizia sconvolgente, ancora il cuore interrogante del che cosa succede, perché io, Signore. È nato 46 anni fa in Romania, Don Benoni, ha studiato al Pontificio Seminario Romano Maggiore, parroco a Roma, a Torre Gaia e a Valle Muricana, direttore della Caritas dal 2018. Da sempre lo sguardo agli ultimi. Avrà la delega alla carità, alla pastorale dei migranti, all'ufficio missionario. Mi permetterà di rimanere alla scuola dei poveri, a continuare ad affiancarli, a servirli e ricevere anche io da loro l'annuncio del Vangelo. Il pensiero ai tanti volontari e ai poveri di Roma. Toccare con mano tante storie di persone che nella voragine della sofferenza hanno lasciato e accolto o custodito Dio stesso, per me è uno stupore e un annuncio di Vangelo vero. Nessuno in questa città si è dimenticato, gli ultimi migranti sono portatori di bene e non solo di bisogni, ha ribadito. Ho 5 pani, 2 pesci, il resto lo farà lui, ecco. Questo siamo, degli spicci nelle mani di Dio.